Pace e bene a tutti. Fate che sì, seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario, nona settimana di questo tempo ordinario nella liturgia, nell'anno dispari, lunedì. È bello vivere la comunione con Dio, quindi la carità, la corrispondenza a Dio. Dio è amore e vuole che ciascuno di noi viva l'amore e diventi in lui totalmente amore. Perché quando noi saremo entrati in paradiso, noi saremo completamente immersi in Dio amore, come Maria è stata tutta già immersa in Dio, è la donna, la creatura donna, l'eletta dal Padre per essere la mamma del suo figlio divino, il Verbo incarnato in lei, nel suo giardino immacolato, il grembo, per opera dello Spirito Santo. È immersa in Dio, la donna vestita di sole vuol dire immersa totalmente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Gesù, suo figlio, che l'ha preservata da ogni peccato, peccato anche originale, l'ha voluta subito con sé, presso Cana, a Galilea, presso la croce, per essere la madre di noi tutti. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E poi per essere per noi sempre madre in paradiso. E lei ci attenda. Attende finché tutti noi non siamo entrati, grazie alla sua intercessione, all'azione dello Spirito Santo, in paradiso. Ma dobbiamo esercitare l'amore, perché Dio è amore. Se noi non viviamo la virtù dell'amore, che è la carità, noi non siamo pronti a entrare in paradiso, perché Dio è amore. Maria è tutta amore, dolcezza di amore. Amore materno, amore ormai divino, materno insieme. Ecco che quindi anche gli esempi della Sacra Scrittura, oggi sentiamo l'inizio del piccolo libretto, un tesoro, il libro di Tobia. Erano Tobi e Tobia. Tobi è il babbo, Tobia è il figlio, ma Tobi ormai in esilio viveva come se fosse ancora nella terra santa di Israele e si era preparato al giorno della Pentecoste, le 7 settimane. Noi ormai, certo, ci prepariamo sempre alla Pentecoste eterna attraverso la liturgia della Pentecoste. Poi tutto l'anno diventa anno pentecostale, carismatico per noi. Ma loro erano in attesa che si rivelasse l'effusione dello Spirito, ma nel suo cuore, il cuore di Tobi, c'era già tanto amore, tanto si esercitava nel donare il pranzo ai poveri e eventualmente di seppellire i morti. Il figlio è andato a ricercare un povero per tenerlo a loro a mensa, ritorna con una notizia terribile: hanno ucciso uno, l'ha lasciato in piazza, è uno dei nostri. Allora Tobi lascia il suo pranzo, va a raccogliere quel povero cadavere, lo nasconde nella sua casa, alla sera gli dà sepoltura e ricorda il profeta Amos che diceva: si cambieranno le vostre gioie in tristezza. Però ha esercitato l'amore, la carità, e Dio si ricorderà di tanta carità quando invierà l'arcangelo Raffaele perché accompagni il figlio Tobia nella ricerca della sua fidanzata e moglie. Un giorno la porterà a casa del padre. Ecco l'esercizio della carità in ogni tempo. Esercizio dell'amore, guardiamo sempre a Maria, è tutto amore, un amore materno. Noi non potremmo vivere un amore in paradiso perfino, sto scherzando, senza la presenza di Maria, la madre d'amore, che
che ha concepito per opera di Spirito Santo tutto amore. È una concezione unica perché lei è una piccola creatura, una piccola donna, una creatura, mentre chi è lo sposo divino, l'amore infinito. Per essere nella generazione ci vuole un elemento per essere come un seme nel grembo della donna di Maria. Ebbene, lei, Verginella, ha come potremmo dire il seme divino dell'amore infinito. È uno sposalizio unico nell'universo. Ecco perché la veneriamo e in lei, come in un ostensorio vivente, adoriamo Gesù, a cui ha dato il suo sangue virginale, il suo corpo virginale, il suo cuore virginale, i suoi occhi virginali. La cosa meravigliosa tra cielo e terra. Gesù ci dice nel Vangelo che dobbiamo corrispondere sempre, perché ecco la parabola che racconta i capi dei sacerdoti, gli scribi, i farisei, un uomo che aveva una vigna, ha fatto di tutto perché la vigna producesse ottima uva e poi ottimo vino, ma quando ha mandato i suoi servi li hanno trattati male. Li hanno bastonati, li hanno insultati, alcuni li hanno uccisi. Alla fine ha mandato il suo figlio, è lui, il figlio di Dio, Gesù, il figlio della Vergine Maria. E dice, lo uccidiamo perché è il erede e lo buttiamo fuori della vigna, fuori della comunità ebraica, fuori della Chiesa. No, la Chiesa no. Senza Gesù noi non avremmo la Chiesa, senza Maria e si sponsale sua non avremmo la Chiesa. È chiaro che chi corrisponde è dentro il progetto di Dio, chi non corrisponde è fuori del progetto di Dio e questo progetto viene consegnato ad altri. Allora Gesù fa capire ai capi dei sacerdoti, agli scribi, farisei, che ormai questa vigna, che il suo regno, il regno di Dio del Padre, verrà donata ad altri, ai pagani. Ma tutti noi siamo pagani convertiti nella fede e nell'amore. Guardiamo sempre a Maria, la donna vestita di sole, che ci aiuta a entrare in questa dimensione d'amore materno e filiale, l'amore trinitario. Noi tutti ormai siamo chiamati a una vita di comunione nella Trinità, come lei, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. O i cristiani non sono perché sono buona gente, no, no, ma perché sono figli di Dio e ci attende una gloria, diceva San Paolo, noi non possiamo neppure immaginare ciò che ci aspetta come figli di Dio. E diceva San Giovanni, vedremo Dio così come Egli è, perché gli occhi dei figli sono ormai gli occhi del Padre. Gli occhi di Gesù, gli occhi della Madre su cui si riflette lo splendore di tutta la grazia, piena di paradiso. Vergine Madre, donaci questo paradiso tuo in terra e poi in cielo. Scenda su di noi per tua intercessione la benedizione dell'Altissimo, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tuo abbraccio, il tuo bacio materno, vorremmo tutti riposare sul tuo petto, sul tuo cuore immacolato. Pace e bene a tutti.